Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di dividere, di splittare le pagelle di allenatore e giocatori, perché come ben sapete ci sono dei momenti in cui mi piace soffermarmi su alcune cosine che vanno analizzate. Io lo sapevo, ieri sera ve l'ho detto subito nel post partita, non tutti saranno soddisfatti di questa partita, ci mancherebbe altro, inizio un po' a capire le sensazioni, gli umori della tifoseria. Io penso che sia però necessario godersi il fatto che siamo andati in finale di Coppa Italia, quindi come avrete ben capito dal titolo, dall'introduzione, questa è l'analisi, la pagella di Massimiliano Allegri che viene prima questa volta rispetto a quella dei calciatori che vi porto invece tra qualche ora qui su YouTube. Se ci siamo possiamo iniziare. Per quanto mi riguarda Allegri da 7 ieri sera, secondo me ha fatto la partita che doveva fare e io vi dico, non era assolutamente facile vincere questa partita è per 2-0. Quando ho visto la formazione iniziale, quando mi sono soffermato su Danilo a centrocampo insieme a Rabiot, Zaccaria e Bernardeschi, io non lo so, ho recitato 3-4 Ave Maria, perché ho proprio pensato: di cosa stiamo parlando? Sul serio? Questo è il nostro centrocampo, la nostra linea mediana che veniva magari alimentata da Alessandro che si alzava, si metteva sulla linea dei 5 quando si stringeva De Sciglio? Avevo seriamente paura. Eppure in tutto questo Bernardeschi ha fatto gol, Danilo ha fatto gol, Bernardeschi aveva fatto anche l'assist al gol annullato a Rabiot, Zaccaria ha preso un palo, una traversa, quello che volete, ha fatto un'ottima partita. E alla fine, se dobbiamo valutare i singoli del centrocampo, cosa che faremo poi tra qualche ora, non sono andati male. Io non avevo idea che potessimo fare una partita di questo tipo con quella configurazione a centrocampo. Poi ovviamente per ogni cosa c'è il rovescio della medaglia, e cioè che con un centrocampo del genere non c'era possibilità di fare la partita dominante, non c'era possibilità di fare la partita arrembante, c'era la possibilità di fare la partita umile, e la Juventus ieri sera è stata umile. Una grande paura che avevo in realtà era quella di dovermi legare al risultato dell'andata, e questo centrocampo fatto così mi dava un po' l'impressione di una squadra che voleva difendere quell'1-0 lì, perché noi siamo fatti così: quando abbiamo un minimo vantaggio cerchiamo di difendere quel vantaggio. Invece così non è stato, o almeno a volte sì, la Juventus a tratti della partita ha cercato di difendersi, ma questo succede in ogni partita di calcio, ci sono dei momenti in cui devi reggere l'impeto di quegli altri. Ma la Juve ha giocato per tirare in porta, in ripartenza, cosa che ancora non siamo bravissimi a fare, ma sarebbe probabilmente stato un errore fare il contrario. Con quel centrocampo lì, senza Dybala e senza Cuadrado, che sono i due giocatori probabilmente in grado di darti un po' più di qualità negli ultimi metri, Dybala con un'imbucata o con un passaggio fatto bene, Cuadrado con il crearti la superiorità numerica, cosa che poi effettivamente è accaduta alla fine per Cuadrado. E questa è una lettura di Allegri, una chicca, perché questa non l'ho ancora sentita da nessuna parte. Mi sono andato a ripescare gli altri Juventus contro Fiorentina di questa stagione e ho pensato: diavolo, ma oggi non ha giocato Cuadrado, all'andata non ha giocato Cuadrado, la prima partita di campionato non ha giocato Cuadrado, ovviamente sempre nei titolari, sto parlando. Eppure la partita di campionato mi finisce 1-0, gol di Cuadrado che tira dalla destra sul palo lontano. La prima partita di Coppa Italia come finisce? 1-0, autogol di Venuti provocato da Cuadrado che fa la giocata nel finale. La partita di ieri sera come finisce? 2-0 per la Juve, con il sigillo di Danilo grazie all'assist di Cuadrado nel finale. E allora mi sono detto: non è più una coincidenza, non è più una coincidenza intanto che Cuadrado sia sempre il giocatore in più in queste partite qui, l'ex tanto acclamato. In seconda battuta, non è una coincidenza che Cuadrado in tutte e tre non sia partito dall'inizio. Cuadrado a tutti gli effetti è un titolare di questa Juventus, lo è, cioè inutile girarci intorno, per Allegri, per la Juve questo Cuadrado, per quanto non sia magari il Cuadrado degli ultimi due anni, almeno sotto il profilo degli assist, anche se ieri sera intanto ne abbiamo aggiunto un altro alla collezione, non è il miglior Cuadrado, ma è un signor giocatore che a noi serve in questa squadra. Io sono ancora qui a chiedere il rinnovo, e per quanto mi avesse fatto arrabbiare l'altro giorno Allegri che mi mette Cuadrado mezzala di centrocampo per cercare di sfruttare che cosa di Cuadrado dentro il campo,
quando lo metti fuori dal campo, esterno al campo, ti fa quelle giocate lì. E allora ti dico, non è una coincidenza che Cuadrado non parta mai dall'inizio di queste tre partite. La Fiorentina ha una peculiarità e ce l'ha sottolineata Vincenzo Italiano anche nel post partita della prima partita dell'andata di campionati di Coppa Italia contro la Juventus, appunto dicendoci: noi siamo una squadra che ha un problema, e cioè negli ultimi minuti non siamo in grado di gestire, di reggere l'urto, la pressione, quello che è il finale di partita. Facciamo un po' fatica, siamo una squadra che deve migliorare sotto questo punto di vista, perché troppe volte nel finale ci facciamo beffare. E allora, inserire il giocatore, l'unico giocatore dall'infortunio di Chiesa in poi, mi viene da dire, in grado di crearti superiorità numerica pura per la Juventus a partite in corso, è una coincidenza o una scelta dell'allenatore? Perché a questo punto io vi dico, vabbè, succede una volta, dici, ok, turnover. Succede due volte, dici, oh, cavolo, curioso. 3 su 3? Allora sono curioso di vedere che cosa succederà al Franchi l'ultima giornata di campionato, se Cuadrado partirà dall'inizio oppure no. Questa è una mossa classica di Allegri, è tenersi un cambio in determinate partite, un cambio che possa fare male. E 3 su 3 ha funzionato. Aggiungo, come la settimana scorsa col Bologna l'ho criticato aspramente, perché se tu hai questi giocatori, e sai che sono Cuadrado, Dybala, allora se Dybala me lo lasci largo per il campo e viene dentro solo ogni tanto, perdi la qualità di Dybala. Se Cuadrado è bravissimo a saltare l'uomo e creare superiorità numerica e me lo metti dentro il campo, perde quelle caratteristiche. Ieri sera il centrocampo che era stato schierato in una partita complicata, ragazzi, perché non dimentichiamoci che da Villarreal, Inter è passato pochissimo tempo, sono scorie che non mandi giù così alla veloce, purtroppo no. Il pareggio col Bologna era molto preoccupante, il pareggio di sabato è stato un pareggio preoccupante per quanto mi riguarda, per prestazione. E stasera, ieri sera, avevamo tutto da perderci noi in casa contro la Fiorentina, che ci poteva togliere l'ultimo trofeo giocabile. Non era così scontato, con quel centrocampo, con quella formazione lì. Invece lì Allegri è stato bravo, ha fatto esattamente il contrario di quello che aveva fatto sabato. Ho questi giocatori? Allora me la gioco sul massimizzare le caratteristiche di questi giocatori. Non posso fare la partita da possesso palla se davanti alla difesa il mio regista è Danilo, che è un terzino, che ha fatto comunque un'ottima partita e ha fatto pure gol, ma non gli è stato chiesto di fare quello. A Rabiot e a Zaccaria che cosa gli puoi chiedere? Gli puoi chiedere recuperare i palloni, proiettarsi in avanti, fare il box to box, cercare anche magari l'inserimento di tanto in tanto. Ieri sera Zaccaria è andato al tiro, ha preso il palo, Rabiot ha fatto l'inserimento, ha fatto gol, fuorigioco di un gomito, non so neanche se è possibile annullare un fuorigioco per un braccio. Delle piccole cose, sono piccolissime cose, piccole cose. Ma ragazzi, non dimentichiamoci che questa Juve in un momento di difficoltà, ora come ora, ed era, cioè, chi si aspettava la partita dominante della Juventus in questo momento, in questa stagione, con quella formazione? Perché se qualcuno davvero se l'aspettava, ragazzi, mi dispiace, ma è più un problema vostro, perché ad oggi i problemi sono evidenti. Che ci siano delle problematiche è evidente. Aggiungo, quelle volte che abbiamo provato a fare la partita, e l'abbiamo provata a fare in momenti delicati, e cioè nelle gare un po' più impegnative forse, come l'Atalanta al ritorno, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione e non si è riusciti a concretizzare, con l'Inter dove abbiamo fatto un'ottima prestazione e non si è riusciti a concretizzare, col Villarreal dove abbiamo fatto una buona prestazione nel primo tempo e non si è riusciti a concretizzare. In nessuna delle tre hai vinto e ti è cambiata la stagione. Ma perché non hai vinto? Perché non sei riuscito? Perché se tu non sei abituato a fare la partita, e dopo vengono fuori i limiti. Per me è molto più bello vedere una partita giocata dalla mia squadra che ha meno occasioni rispetto a quelle che ha avuto con l'Inter, meno occasioni rispetto a quelle che ha avuto con Villarreal, o meno occasioni in generale di quelle che, ma che mi faccia gol. La Fiorentina, guardiamo le statistiche, quante volte ha tirato in porta? 17, 18, verso la porta 17, una roba del genere, in porta 5-6, ha fatto 0 gol. Ma non ha fatto 0 gol solo ieri, ha fatto 0 gol ieri, ha fatto 0 gol andata in Coppa Italia, ha fatto 0 gol in andata in Serie A. Poi magari ci tornerà tutto indietro, ce ne faranno 25 al Franchi l'ultima giornata di campionato, io questo non lo posso sapere. Ad oggi 3x9 27, 270 minuti che abbiamo giocato contro la Fiorentina, abbiamo preso 0 gol, abbiamo fatto uno con Cuadrado, uno con Venuti, uno con Bernardeschi, uno con Danilo, 4-0 il parziale. Significa probabilmente che in questo momento
Allegri contro Italiano le ha preparate bene, e Italiano per quanto mi riguarda è uno dei più promettenti allenatori che c'è nel panorama calcistico nazionale in questo momento, lo dico tranquillamente, perché no? Un giorno vedere Vincenzo Italiano sulla panchina della Juve sarebbe anche figo, perché questo l'ho detto anche ieri sera su Twitter, è bello vedere che c'è un'inversione di tendenza forte, perché Italiano e la Fiorentina ieri allo stadium sono venuti e hanno fatto la partita che dovevano fare. Sono stati imprecisi, non sono stati troppo bravi negli ultimi metri, forse anche un po' di pressione, non essere abituati a giocarsi queste partite per andare in finale. Capita, questo intanto è esperienza che ieri hanno accumulato. Ci sta, sono giocatori magari che a questi livelli, in queste situazioni qua, non ci sono mai stati e sentono un po' l'adrenalina, anche la carica, la fiducia che dà una piazza bella come Firenze. Ma Italiano, sia ieri sera allo stadium, sia 10 giorni fa al Maradona di Napoli, è andato lì con la Fiorentina, non si è messo nella testa che oddio, sulla carta siamo meno forti e quindi non facciamo la nostra partita e ci snaturiamo. La Fiorentina sa giocare a calcio, sì, è venuta a imporre il suo calcio ieri sera a Torino, è andata a imporre il suo calcio a Napoli, non è stato sufficiente per battere noi, è stato abbondantemente sufficiente per battere il Napoli. Benissimo, ben venga, è un'inversione di tendenza, ragazzi. Quanti allenatori in Serie A vanno in campi più complicati e fanno la partita di sofferenza per cercare di portare a casa il risultato, perché questa è sempre stata una storica del nostro calcio, una idea storica del nostro calcio. Questa inversione di tendenza ha pagato a Napoli, non ha pagato ieri sera. Io da tifoso della Juve sono contento, contentissimo, però bisogna sottolinearla questa cosa. La Fiorentina la partita l'ha fatta, e quindi vi dico, se ci sono delle difficoltà e sono evidenti nella Juventus in questo momento, eppure io cerco di prendermi queste cose buone, perché se devo sempre ragionare sulle cose negative, ragazzi, allora, cioè, finita quella frase, che non sono cose carine da dire, ovviamente stavo scherzando, se avete capito quello che volevo fare, ok, vabbè, lasciamo stare. No, non si può sempre prendere il brutto, signore, non si può sempre prendere il brutto, bisogna cercare anche di prendere il bello e soprattutto di capire ogni tanto i momenti. Quindi secondo me ieri sera la partita Allegri l'ha preparata bene. Avessimo chiesto alla squadra di fare la partita che cercavamo il fraseggio, cercavamo il possesso palla, cercavamo no, ma casa, ieri, con la formazione che c'era in campo ieri, e probabilmente anche con il modo che è stato dato alla squadra, con l'atteggiamento che è stato dato alla squadra in tutta la stagione, da inizio anno ad oggi, non siamo oggi abituati a fare la partita, ragazzi, non siamo abituati, lo sappiamo, quando arriviamo negli ultimi metri, non sappiamo che cosa fare, e vi dico, mi dà fastidio arrivare a questo punto della stagione, vedere una Juve che verosimilmente deve giocare di ripartenza, ragazzi, è dall'anno scorso che ve lo dico, deve giocare di ripartenza. Poi tante volte Allegri cerca il palleggio in orizzontale, anche a me va bene che faccia meno possesso palla come ha fatto ieri sera, mi faccia 5 ripartenze fatte bene piuttosto che mi faccia il 65-70% di possesso palla orizzontale 2 all'ora, che non si traduce in gol perché non siamo bravi con gli inserimenti, non siamo bravi con il movimento senza palla, non siamo bravi con i passaggi nello stretto, non siamo bravi negli ultimi metri. E allora delle due, mi stai lì, compatto, mi fai break a centrocampo con i centrocampisti che hai e mi vai in verticale. Il problema è che anche in verticale un po' mi dà fastidio essere arrivati a fine stagione che non siamo perfetti nella gestione dei contropiedi. Queste sono cose che, ribadisco, siamo in un momento difficile, siamo in una stagione difficile, ci sono poche cose da salvare, e allora mi salvo queste. Preferirei vedere una prestazione come quella che abbiamo fatto ieri con la Fiorentina più volte, piuttosto che la prestazione che mi fai perché vuoi mantenere il possesso palla. Allegri te l'ha sempre detto, viene in mente anche la frase che hai detto poco tempo fa, palleggia fino a trovare il buco. Sì, però bisogna avere anche degli interpreti bravi ad imbucare, bisogna avere dei giocatori bravi a fare il movimento senza palla, e soprattutto bisogna avere poi una preparazione tale che deriva dagli allenamenti, tale per cui appunto tu riesca a tradurla in partita questa cosa qui. E contro Villarreal, con l'Inter, con l'Atalanta, ah sì, bello, qui, là, su e giù, mai vinto. Allora probabilmente non siamo in grado di fare quella cosa lì e siamo più idonei a fare una partita di quest'altro tipo. Piace? Non piace? Soggettivo. Soggettivo, ma le caratteristiche dei calciatori sono oggettive. E quindi a Rabiot puoi chiedere di fare una partita come quella che hai fatto ieri, a Zaccaria puoi chiedere di fare una partita come quella che hai fatto ieri, lo stesso Danilo davanti alla difesa. Fai miracoli. Ragazzi, Danilo, da clonare, perché ci sono dei giocatori che se lo sposti di mezzo millimetro più in là, no, non rendo già più. Danilo ha dei limiti, perché davanti alla difesa
fare il regista, ragazzi, è un terzino. Eppure ce ne fossero. Dai, ci vediamo stasera con le pagelle dei calciatori. Volevo fare questa chiacchiera perché ho visto un po' troppa negatività. Mi è dispiaciuto, perché una stagione del genere, se non ci prendiamo neanche la gioia di essere arrivati a giocarci almeno una finale di Coppa in più rispetto alla Supercoppa persa, con possibilità di vendicarla proprio contro lo stesso avversario che ci ha battuto in casa, che ci ha battuto là, che forse vincerà ancora lo scudetto, che ce l'ha tolto dopo 9 anni di dominio. Io credo che ci voglia anche un po' di orgoglio, e l'orgoglio passa da queste cose qui. Quindi, cazzo, andiamo a Roma e vinciamo sta Coppa Italia, ragazzi, che chiudo, perché qualcuno mi ha addirittura detto: sì, ok, 2-0 Fiorentina, finale Coppa Italia, ma questo non cancella i 3 gol del Villarreal. Ma chi ha mai detto il contrario? Scusate, chi ha mai detto il contrario? Quei 3 gol lì non li cancellerà niente e nessuno. Io ho visti lì dal vivo, mi brucia ancora il sedere. Non li cancellerà niente e nessuno, ma la vita va avanti, fortunatamente. O rimaniamo per tutta la vita ancorati al fatto che abbiamo preso 3 gol dal Villarreal. Allora ne abbiamo presi 4 a Cardiff, ne abbiamo presi 3 a Berlino, abbiamo perso una finale di Coppa dei Campioni rigori col Milan, ne abbiamo persa una col Borussia Dortmund, una col Real, ne abbiamo perse 7. Non andiamo più avanti? Rimaniamo ancorati alle figuracce che abbiamo fatto in Champions? Siamo usciti col Porto, siamo usciti col Lione, siamo usciti con l'Ajax, siamo usciti col Bayern Monaco perché avranno la spazzata, siamo usciti col Real Madrid che vincevi 3-0 al Bernabeu all'ultimo secondo e hai preso gol. Niente cancella quella roba lì, ma la storia va avanti. E per quanto la Coppa Italia non sia nemmeno lontanamente paragonabile alla Champions o alla Serie A, è una piccola soddisfazione che in questa stagione di merda mi voglio togliere.